Belli di Roma nasce da Londra principalmente, da Londra dove mi sono riscoperto italiano ed è cosa strana perché ero partito con la volontà di star fuori e invece lì, poi il tempo, aprile nevicava, il cibo, che noi tutti sappiamo che non è il massimo. Vuoi le coincidenze, perché sto vestito, sto cappello vengono da là. Mi sono riscoperto italiano, che poi non è proprio italiano, ma proprio romano. Quindi ritornando da Londra mi sono letto tutti i sonetti del Belli, da cui poi ne ho selezionati 17. È un viaggio dalla creazione del mondo e dell'uomo e della donna, passando se è meglio nascere uomo o donna, con tutte le implicazioni del caso, fino ad arrivare ai problemi più generali che sono la cultura, il merito, la politica, e si chiude ovviamente con la morte. E un esempio banale, noi sappiamo tutti quali sono i problemi di oggi, quello più grande forse è la politica, e la politica, c'è un sonetto del Belli che è stato scritto quasi 200 anni fa che si chiama Gli Sparagni, che vuol dire i risparmi. Allora, a Roma c'era, all'epoca del Belli, il Papa Re. Questo Papa Re decise di dividere Roma in 14 rioni. E fa così. Vivendo Papa Pio, messe ugualmente a Roma un presidente per urione, quindi 14 presidenti. Come fu morto lui, Papa Leone, ristrinse ogni due rioni un presidente, quindi da 14 passammo a 7. Ma li sette scartati puramente, gli seguitò a fadda la sua pensione. Poi venne un altro Pio d'antra opinione, che rimise quel che era anticamente. Quindi da 7 ripassammo a 14. Però, li sette presidenti nuovi, lui non li ripigliò dagli levati. E però, stantri musi, oggi ci trovi. Non c'è meglio che quando se sparagna. E a così, dei 14 pagati, mo so 21, e ognuno di questi magna. Che è un po' la situazione che c'è oggi noi sulla politica. Un'altra cosa, su una stranezza, dici? Ah, una stranezza che ho fatto leggendo il Belli è stata la famosa frase del Marchese del Grillo che è: io so io e voi non siete un cazzo. Allora c'è sto sonetto, Gli Soprani del Monno Vecchio. C'era una volta un re che dal palazzo mandò a fuori i popoli ste ditto: io so io e voi non siete un cazzo, sori vassalli bugiaroni e zitto. Io fo dritto lo storto e storto il dritto, pozzo venne va tutti a un tanto armazzo. Io si ve fa un picca non ve strapazzo, che la vita è la roba, io ve l'affitto. Chi abita sto mondo senza il titolo o de papa o de re o di imperatore, quello non può aver mai voce in capitolo. Coste ditto hanno fuori erboia per curiero, interrogando in tutti il sur tenore, e a risposero tutti: è vero, è vero. Quindi io vi aspetto al mio spettacolo Belli di Roma, e potete trovare a breve anche le book. Quindi vi saluto e vi ringrazio.